No, dicevo Loretta, intanto grazie, buonasera che sei con noi stasera, buonasera a Francesco che coraggiosamente si è insediato in una serata dedicata alle donne, quindi ha tutta la nostra stima Bene, buonasera a Caterina e a Ilaria. Con noi tra un po' dovrebbe collegarsi anche Sandra Burchi dell'Università di Pisa, che è una sociologa e voleva dare anche lei il suo contributo a questa giornata. Quello che facciamo stasera è che praticamente ho raccolto la provocazione fatta da Michela Muggia con il suo libricino che si intitola Stai zitta, che è relativo a come le parole sono entrate nel linguaggio corrente e facciano parte, no, di un pensiero poi che diventa un pensiero dominante. Oggi è la giornata internazionale della donna. È una giornata che nasce per celebrare in realtà la donna, però poi per celebrare la donna nelle conquiste che ha fatto a livello sociale, economico, di indipendenza, ma purtroppo è anche legata a quella che è la situazione invece di violenza che continua a essere perpetrata sulle donne con i femminicidi. Lo sapete meglio di me, ci sono dei dati che non sono per niente incoraggianti. A questo proposito volevo ricordare anche che avevo invitato a partecipare per quello che ci riguarda le Fiorentine di Artemisia, che è un centro antiviolenza, ma che oggi Libraccio chiude anche la rassegna che abbiamo dedicato per questi 4 giorni alle donne, fatta con le donne e per le donne. Una rassegna che ha visto donne che scrittrici, persone comunque che si occupano dei temi al femminile, e si è sviluppata tanto dei social di Facebook che sulla parte di Instagram, e si chiuderà stasera con l'8 marzo e abbiamo legato la giornata di oggi, l'incasso della giornata di oggi in parte verrà devoluto a Telefono Rosa che con noi ha aperto questa rassegna. Abbiamo avuto la presidentessa di Telefono Rosa che purtroppo ci ha raccontato dei dati che non è che siano stati proprio quello che avremmo voluto sentirci dire. Ecco. Quindi è ancora un tema importante quello della violenza sulle donne. Noi nel nostro piccolo, con il libraccio Social Knit, abbiamo fatto dei piccoli manufatti che poi abbiamo venduto in varie occasioni e oggi posso dire doneremo 200 euro a Artemisia. Quindi ho fatto i conti stasera e insomma 200 euro, meglio, cioè, è un piccolo contributo che cerchiamo di portare anche da parte nostra. Allora, io insomma la provocazione è quella che vi ho detto, no? Provate a dirci se avete coraggio, vai a fare la calza. Perché la calza? Perché ce lo dicevano, insomma, io ho amiche che mi hanno detto, guarda, a me in una riunione mi è stato detto, una riunione di tutti i maschi, mi è stato detto, vai a fare la calza. E da lì ho capito. No, ma è vero, una mia amica architetto, insomma, che forse ci sta seguendo anche, e da lì poi lei mi ha detto, guarda, io ho capito che quella è l'ultima chance poi in realtà che gli uomini hanno quando ti dicono stai zitto, vai a fare la cazzo, perché evidentemente nella dialettica non hanno più cartucce, no? Per rispondere o per conversare come sarebbe bello e possibile. Quindi io ho invitato le persone che vedete qui, mi rivolgo in questo senso al pubblico, che sono Loretta Napoleoni, che è autrice di questo libro che è bellissimo, che si intitola Sul filo di lana, che ha un sottotitolo Come riconnettersi gli uni con gli altri. Loretta Napoleoni è una corrispondente di Repubblica. E ha lavorato nella City di Londra, è una signora che
tra le sue passioni, però oltre quella dell'economia e della scrittura, come in questo caso, perché ha scritto questo bellissimo libro, c'è anche la passione della maglia. Quindi a me piacerebbe che Loretta ci raccontasse qualcosa, una piccola sintesi di quanto è stato importante il lavoro della maglia nella storia dell'umanità, proprio come lo ha citato in questo, come ce lo ha raccontato molto bene in questo libro. Con noi c'è anche Francesco Ammannati, che invece è autore di un altro libro che purtroppo è uscito nel periodo della pandemia e quindi non siamo mai riusciti a presentare in presenza. L'abbiamo organizzato più volte, ma poi ci abbiamo rinunciato alla fine perché tutte le volte purtroppo si proponeva di nuovo il problema del Covid che ci sta così, limitando tutti nelle nostre intenzioni. Il libro si intitola Perfilo, faccio vedere, Perfilo e Persegno, l'arte della lana a Firenze nel Cinquecento. E Francesco, che è uno storico economico, ha trattato proprio questo periodo preciso, poi ci racconterà lui un po' meglio, che è stato un periodo dove l'arte della lana a Firenze è stato molto importante per l'economia. E con noi ci sono anche Caterina Cate Alinari, che è la nostra insegnante, che quindi sapete, insomma, avete già visto tutti più volte, che stasera così sta lavorando per questo incontro, sta lavorando a un portagomitoli e ci fa vedere, insomma, portagomitoli di lana perché Bello. vero, c'ha dei colori bellissimi. Bello, bello. Infeltrito, infeltrito. E beh, così deve essere. Bello. E quindi Caterina non ha bisogno di altre presentazioni. Ilaria Carili, che è AI Rally Design, che ci segue invece dalla Campania, e anche lei, come Caterina, ha fatto diventare la maglia, l'uncinetto nel caso specifico, il loro lavoro. Quindi per loro più fanno la calza, meglio è, quindi ce le potete mandare senza problemi a fare la calza, perché per loro vuol dire lavorare e lavorare a più non posso. Quindi hanno avuto la fortuna di trasformare una loro passione in un lavoro. Di Ilaria potete vedere, tra l'altro, nella sua pagina Instagram tutti i lavori che sono deliziosi. Lei fa degli amigurumi, poi è una crochet design. Comunque, poi Caterina la presenterà meglio e Ilaria ci parlerà di sé. Con noi dovrebbe esserci anche poi tra un po', quando è possibile, perché è a fare presenza non so in quale piazza, per non una di meno, Sandra Burchi, che è una sociologa dell'Università di Pisa, che dovrebbe raggiungerci durante quest'ora se non ha problemi di collegamento. Questo ce lo siamo dette, però insomma, se non ci dovesse riuscire, con il pensiero e con il cuore con noi. Io non so, passerei intanto. Kate, dici più o meno cosa vuoi, cosa. Vado. Dici due cose sul Sì. manufatto proprio, poi lasciamo subito la parola a Loretta, così Certo. ci arriviamo. Uncinetto Fiorentino è questa occasione che abbiamo creato con Roberta e grazie anche al mio sponsor per i gomitoli, per una volta al mese di ritrovarci, anche se virtualmente, per uncinettare insieme qualcosa che ricorda i simboli di Firenze. Ad esempio, questi erano gli addobbi di Natale, Oh, che bello! o se no, abbiamo fatto anche un copriteiera. Ovviamente il copriteiera è il Duomo, non so se notate. Sì, no, sì, Tutti i fantastico. riferimenti di incredibili maestri, sempre con estrema modestia. E quindi quando poi con Roberta abbiamo parlato della prossima data, è venuto fuori l'8 marzo e quindi abbiamo pensato a questa edizione speciale. Ve lo dico, sono contentissima di avervi tutti qua. E mentre quindi parleremo in questa chiacchierata, io vi farò vedere come si inizia a fare un portagomitoli,
dal più gigantesco a poi anche più piccolini. E è tutta lana infeltrita, cioè quando cominci è così, poi dopo lo infili in lavatrice e diventa infeltrito, ok? Ve lo Quindi dico. quello che una volta era un difetto è stato fatto diventare un pregio. Io ero bravissima a infeltrire, ecco. Esatto, anche io, però cioè, ci vuole un metodo per farlo infeltrire per benino, eh? Quindi niente, mentre io ora lavorerò e vi farò vedere, che ne so, come attaccare il secondo manico di questo porta, insomma, portagomiti, di un enorme cesto portalavoro, diciamo così, parleremo insieme di andare a fare la casa. L'unimo appunto vi dico che anche se vi perdete mentre io faccio portagomiti, eccetera, sappiate che le dispense saranno disponibili insomma, le istruzioni per farlo a Firenze, alla libreria Libraccio e alla merceria Lucia e Franco, sempre di Firenze, o se no sul mio sito, diciamo da venerdì, così almeno nel fine settimana le trovate, perché ora voglio finire, ricamare, far foto, voglio fare le ganze, ok? Allora. Allora, Kate, intanto grazie di queste idee continue che ci proponi. Non abbiamo nominato che durante quest'anno si chiama Uncinetto Fiorentino perché è legato alla città di Firenze, no? Come avete visto, tutte le cose che facciamo sono a tema fiorentino, ispirate quantomeno a Firenze. E con noi c'è sempre, quando le facciamo, Eleonora, che è una guida turistica e che mentre noi, insomma, mentre Kate spiega e le persone intervengono, ci racconta sempre anche degli aneddoti della città. L'altra volta abbiamo fatto il punto Bargello, che è un punto principalmente a ricamo. Caterina l'ha rifatto a Uncinetto e lei ci ha raccontato un sacco di aneddoti sul Bargello, come prima quando si è fatta la cupola del Duomo ci ha raccontato su come è costruita. Insomma, è un modo anche per conoscere la città oltre che la maglia. Allora, Cade, se tu hai finito, passerei la parola a Loretta, così ci Certo. racconta un po'. Se noi abbiamo il coraggio di fare la calza, ecco, Loretta, dici un po'. Io ho sempre fatto la calza, diciamo, perché mia nonna me l'ha insegnata, vabbè, pure l'uncinetto, tutto quanto, quando ero piccola, erano, diciamo, i momenti magici per me, perché erano quei momenti in cui io ero sola con lei. E lei mi raccontava, ecco, un po' come quello che tu dicevi prima su questo Uncinetto Fiorentino, cioè del fatto che mentre lavoravamo, mia nonna mi raccontava la sua vita ed era una vita assolutamente fantastica, nel senso era nata nel 1900 e quindi aveva vissuto la prima, la seconda guerra mondiale, il fascismo. In più era la prima figlia di 10 figli, quindi si era occupata, no, di tutta quanta la famiglia. Insomma, c'erano tantissime storie che io trovavo assolutamente affascinanti, perché era un po' come ascoltare delle favole, diciamo, no? Poi chiaramente erano tutte a lieto fine, perché c'era anche il coronamento di tutti questi racconti, era l'incontro con mio nonno. Che diciamo era la parte più romantica. Mio nonno è morto quando lei aveva solamente 56 anni, quindi io ne ho 4, però cioè, io me lo ricordavo bene, lei venerava quest'uomo e l'aveva conosciuto attraverso la maglia. Per cui, infatti, il libro inizia proprio con questa storia, che lei lavorava per i fratelli che erano al fronte durante la prima guerra mondiale, ed uno si trovava in trincea con mio nonno, il quale non aveva nessuno che gli mandasse indumenti fatti a mano di lana per riscaldarsi, perché era orfano, non aveva una sorella, via dicendo. Quindi alla fine condividevano questi indumenti che lei faceva. Alla fine, quasi alla fine della guerra,
il fratello di mia nonna è morto in un attacco, mio nonno invece è rimasto ferito, quando poi si è ripreso, la guerra era finita e così decise di andare a Roma, lui non era di Roma, di andare a Roma a trovare questa donna che praticamente l'aveva tenuto al caldo. E così sono visti e subito hanno capito che lei si era innamorata di lui mentre gli faceva i calzini e gli zuccotti e lui si era innamorato di lei mentre li portava. Insomma, questa per me è una storia assolutamente fantastica. Quindi, diciamo, il mio rapporto con la maglia è sempre stato un rapporto intimo, familiare, legato a questi ricordi di mia nonna. Poi chiaramente ho continuato tutta la vita a lavorare a maglia durante il movimento femminista, per esempio io ero una delle lavoratrici, per cui nel movimento femminista c'erano quelle che lavoravano e quelle che non lavoravano. E, poi ho fatto di tutto di più per i miei figli, però diciamo quello che ho scoperto recentemente è la parte curativa, sia a livello mentale che a livello fisico della maglia. Non avevo mai sperimentato tutto questo fino a quando non mi sono trovata in serissime difficoltà. E a quel punto, insomma, io sono un'economista, ho avuto una carriera, insomma, abbastanza brillante. Eppure l'unica cosa che mi ha aiutato a superare quelle difficoltà e quindi che in un certo senso mi ha mantenuto cosciente, non mi ha fatto uscire fuori di testa, sono stati gli insegnamenti di mia nonna e del lavoro a maglia. E così ho raccontato questa storia. E raccontando questa storia ho scoperto, perché ho fatto poi una ricerca, questo è quello che faccio, ho scoperto delle cose molto interessanti sulla maglia, di cui non si parla. Insomma, il discorso vai a fare la calzetta è assolutamente un discorso sbagliato, perché il lavoro a maglia è accompagnato da sempre. I primi bisogni, diciamo, dei nostri antenati erano quello di coprirsi e di nutrirsi. Le reti dei pescatori sono una delle prime manifestazioni dell'ingegno dell'individuo per nutrirsi. Poi sono diventate sempre più fitte e quindi sono diventati indumenti che li hanno coperti. Insomma, il lavoro a maglia è sempre stato, come dico nel libro, sul il cofanetto di sopravvivenza che noi avevamo, eppure non se ne parla mai, diciamo, non se ne parla mai fino non esiste neanche la parola lavoro a maglia, il knitting nel dizionario delle lingue moderne fino al Rinascimento, e di questo ne parlerà Francesco, perché lui ha scritto un libro fantastico su come il lavoro a maglia improvvisamente diventa di moda. Perché produce queste famosissime calze di seta che tutti quanti i reali d'Europa vogliono mettersi. E lì improvvisamente il lavoro a maglia diventa qualcosa di sale ad un livello, diciamo, molto elevato, quindi fa parte della moda. Ma fino a quel momento non si parla del lavoro a maglia. Perché? Perché è un'attività assolutamente necessaria ed è anche l'attività del proletariato, diciamo, perché tutti lavorano a maglia per potersi coprire. Non esistevano, a parte, diciamo, l'aristocrazia, i ricchi, non esisteva la possibilità di farsi fare gli abiti da qualcun altro. E questo spiega perché Penelope, per esempio, non lavora a maglia, cioè, tesse, produce degli indumenti che non servono, che non sono necessari, ma sono bellissimi, quindi è quasi una manifestazione, diciamo, artistica, ma non è una necessità. Mentre invece tutti gli altri,
cioè i poveri, la gente comune, che cosa fa? La gente comune lavora a maglia. Ecco, questa per me è stata una scoperta interessantissima, perché mi ha fatto capire proprio l'elemento sociale anche legato a questo tipo di attività. E poi vabbè, andiamo avanti nel libro, e fino ai tempi moderni, dove il lavoro a maglia viene studiato da scienziati. In particolare una cosa che mi ha colpito tantissimo è come si stia studiando oggi la transizione che avviene tra il filo di lana, che è praticamente rigido, e il lavoro, che invece è super elastico. Allora, secondo questo gruppo di scienziati che sta studiando appunto la trasformazione del filo, l'energia che il lavoro a maglia produce nel filo, secondo loro, una volta trovata la formula matematica di questa transizione, forse riusciremo a capire addirittura il concetto dell'espansione dell'universo. Ecco, io ho trovato questo proprio... Cioè, addirittura... Ecco, questo bisognerebbe dirlo a chi dice vai a fare la calzetta, decisamente. Ma è incredibile. Poi ci parlerai ancora del tuo libro, perché in realtà ci sono tantissime, cioè la maglia è stata uno strumento per comunicare codici e messaggi segreti durante le guerre, i calzini dei militari. Una cosa bellissima era questa, dei calzini dei militari, che poi fu l'esercito inglese a dire ora basta, fateli del colore giusto, no? Mi sembra perché arrivavano calzini tutti colorati, insomma, poi ce lo racconterai. E non so, Francesco, vuoi dirci tu qualcosa, o è presto, o vuoi tirare un po' le somme? Prendo anche qualche spunto da quello che ha detto Loretta sul carattere proletario della lavorazione in generale del tessile, di tutto il lavoro legato alla produzione di una cosa fondamentale, cioè qualcosa che serve all'uomo per coprirsi dal freddo e quindi accompagna ovviamente sia nella forma di tessitura di un panno e poi ritagliato e cucito da un sarto, o dalla calza, dalla maglia fatta in loco, accompagna tutta l'umanità. E appunto proprio per questa necessità quotidiana delle famiglie, anche a livello domestico, non a caso la produzione di tessili ha una doppia valenza, sia una valenza a livello di manifattura industriale, tra virgolette, perché io in particolare mi occupo di un periodo preindustriale, quindi fino al 600-700, ma era anche fondamentale per l'autoconsumo, l'autoproduzione nelle case da parte delle donne, anche degli uomini, a seconda della fase di lavorazione di cui si parla. E non solo, il carattere popolare della produzione tessile, che per dire Firenze, parlando di argomenti a me più cari e conosciuti, la manifattura della lana in particolare occupava una quantità di popolazione tale per cui, se non ci fosse stata, sarebbe stato un problema proprio di sopravvivenza, quindi dava lavoro a tutti i livelli, a tutti gli strati sociali, soprattutto più bassi per il tipo di lavoro. E è interessante il fatto che fino a qualche decennio fa il lavoro femminile era un po' raccontata in maniera stereotipata, cioè c'era il ruolo della donna che non appariva, quindi sembrava un lavoro tutto maschile, la donna stava in casa, era questa la narrazione un po' preponderante. In realtà un problema di questo tipo di racconto è che spesso si partiva da una parte da preconcetti sociali, culturali, e dall'altra anche proprio un errore di tipo di documentazione usata. Perché è chiaro, se utilizzi documentazione che parla che ha interesse a identificare il capofamiglia, per esempio, a fini fiscali, e quindi prende solo quello come lavoratore, è chiaro che tutti quelli che non sono l'uomo che è al capo del nucleo familiare sparisce. Al momento in cui invece si vanno a vedere altri tipi di documenti, che sono i documenti dei processi,
dei documenti, ma anche iconografici. Infatti si vedevano tutte queste immagini di donne al telaio, di donne che filano e poi sparì, poi non si capiva come fossero in combinazione queste due cose. Documenti contabili. Si scopre invece le donne lavoravano e come? Nel tessile soprattutto erano, diciamo, si dividevano a metà con gli uomini probabilmente, a seconda del periodo, a seconda delle circostanze, la forza lavoro. E quindi è bello vedere queste donne che escono dal buio, il lavoro delle donne, così come il lavoro minorile, nella storia economica dell'epoca preindustriale, soprattutto per lunghi anni è stato un po' il lavoro fantasma, il lavoro che nessuno vedeva, nessuno studiava, ma basta andare a cercare i documenti giusti e spuntano e come. I documenti, per esempio, processuali, si vedono queste donne che vanno al Tribunale dell'Arte della Lana e chiedono soddisfazione dei debiti nei confronti datore di lavoro, o si organizzano facendo delle società di tessitura o di filatura, addirittura in alcuni casi. Quindi ecco, tutto un terreno che è iniziato ad essere esplorato solo di recente e che sta dando, come dire, una visione, un panorama molto più veritiero della realtà quotidiana del lavoro, che appunto era rimasto per molto tempo un po', seguiva un po' questa cultura patriarcale in cui l'uomo lavorava, la donna, boh, non si sa, starà a casa. Invece, ecco, no. Poi, certo, la molta parte del lavoro femminile era svolto a casa, soprattutto il caso della lana, la filatura, è proprio la tipica occupazione che veniva svolta soprattutto da donne nell'ambiente domestico, perché accompagnavano con il resto delle molte attività che in tutte le epoche alla fine le donne dovevano si trovavano a svolgere, perché non solo l'attività domestica di gestione del fuoco, ma anche quella di portare a casa una parte consistente del reddito di tutto il nucleo familiare. Quindi un'attività che era spesso svolta a casa, ma che era fondamentale, perché se uno c'ha presente come funzionava il grande cosiddetto ciclo laniero, che era lungo e frammentato, ecco, la filatura, cioè, andava a creare il filo che ora state anche usando per la calza, ecco, il filo è fondamentale per poi per portare alla creazione del panno finito. Quindi questo centrale, attività centrale svolta da donne, direi almeno per quanto ho studiato io, se non 100%, 99% svolta da donne. E non mi fermo, se no andrei avanti No, va per. bene, allora a questo punto si può dare la parola invece a Ilaria che 100% la facevano le donne. Ilaria, come hai fatto a far diventare la tua passione per la calza, uncinetto nel particolare, una professione? Cosa ti dicono anche quando dici di cosa vivi? Faccio l'uncinetto, perché secondo me anche questa è una cosa curiosa. Bello. Innanzitutto grazie per avermi invitato e sì, in realtà c'è stupore, insomma, quando dico cosa Immagino. faccio. Dicendo crochet designer, quindi questo termine inglese che, ecco, senti designer un po', te ne vai per un'idea, un po' dici ok, va bene. Chi indaga sulla domanda e dice ma in realtà cosa fai? Ecco, il limite tocca, insomma, iniziare a spiegare un po' cosa faccio. Io creo modelli e disegni a uncinetto, cioè da realizzare con l'uncinetto. Quindi, in sostanza, ecco, non, parto dal disegno, da design, quindi originali, ma faccio anche l'uncinetto, perché i miei prodotti, così come un sarto fa disegna il suo modello e poi lo cuce, io disegno il mio modello e lo uncinetto. Nel caso dell'uncinetto, ho fatto un'analogia con il cucito, ma si tratta, come avevi già detto tu prima, la maggior parte del mio lavoro riguarda gli amigurumi. Adesso vi faccio vedere. Quindi si Facci tratta di rivedere, intufati, scusa, perché. cioè inutile trovare parole. All'inizio. L'amigurumi in realtà deriva da una parola giapponese e significa letteralmente pupazzi fatti a maglia o a uncinetto.
È stupendo, come bellissimo. Come si può vedere, quindi sono figure, sono soggetti tridimensionali creati da punti. Quindi questo tucano è formato da non so quante migliaia di punti a uncinetto messi tutti uno in fila dietro l'altro. Certo. E ho iniziato, ecco, così come molti di noi. Quindi scusa Ilaria, ti interrompo un attimo, cioè il tuo mestiere di crochet design in sostanza funziona così, tu lo crei, come, cioè sì. Tu te lo disegni, te lo immagini, lo realizzi all'uncinetto e dopodiché devi fare uno schema, cioè devi però dare in modo agli altri di poterlo questa realizzare. Questa parte del mio lavoro è, ecco, è quello che io e Caterina siamo colleghe, questo facciamo, progettiamo qualcosa, disegniamo qualcosa e l'uncinetto è il nostro mezzo. Per arrivare da noi, dato che ecco, io non vendo i pupazzi o le altre creazioni a uncinetto che faccio, il mio prodotto sono gli schemi, quindi istruzioni che servono per ad altre persone per realizzare questi progetti con le loro mani. E diciamo ci sono poi vari canali in cui ecco, veicolare questo tipo di prodotto, in realtà sono queste istruzioni, questi schemi, che possono essere libri, riviste, cataloghi per le aziende di filati o nel mio caso anche come, e anche nel caso di Caterina, come designer indipendenti, quindi vendiamo i nostri manuali, i nostri schemi sui nostri siti web o su marketplace specializzati. Quindi è un lavoro, cioè si può dire che c'è un interesse, quindi si può dire che è un lavoro che sì, si può, cioè se uno... Nel mio caso, ecco, parlando degli amigurumi, si tratta anche se di una nicchia piccola, ma in realtà molto grande, considerando come pubblico tutto il mondo. Ma in realtà ci sono sempre di nicchie si tratta, ma più grandi, come può essere quella della maglia, dove comunque è veramente un mondo da scoprire, non si tratta di poche persone che hanno un hobby strano, ma si tratta davvero di una grande fetta, di una grande comunità, diciamo. E noi poi in questi anni abbiamo fatto abbiamo dato voce sempre ai lavori femminili, anche perché ci è sempre dispiaciuto l'idea che non fossero valorizzati da un punto di vista economico, perché sempre dietro a questo vai a fare la calza, sembrava, no, che la calza fosse qualcosa di poco qualificato, ma dietro a un maglione o a una tua realizzazione di amigurumi o a quelle di Caterina c'è un lavoro, a parte una tradizione che cioè una lavorazione che si tramanda e che è importante preservare, ma c'è anche un lavoro immenso, cioè la realizzazione di un maglione fatto a mano con un filato, con un buon filato, deve essere valorizzato. Mentre invece negli anni con le grandi produzioni o le produzioni industriali c'è stata una diseducazione, no, rispetto a quello che è un prodotto finito industriale e un prodotto invece fatto a mano, quindi le persone spesso e volentieri non capiscono perché questo maglioncino costa X e un maglioncino invece fatto a mano, un tessuto di un certo tipo, va a costare magari 4, 5, 6 volte tanto. E quindi nel nostro intento del NIT c'era anche questo, cioè far capire da dove parte un lavoro fatto a mano e farlo riconoscere proprio. E vabbè, ho chiuso questa parentesi. Loretta, no, Kate, a che punto sei? Ci vuoi dire qualcosa tu? A che punto sono? Allora, i manici li ho montati. Aspetta, ti faccio vedere grande. Sono passo a quello più piccolino, dove attaccherò anche i manici, e poi, così almeno poi vi do questo spoiler, ci ricamerò, come diceva proprio Ilaria, no, partiamo bene o male sempre dal disegno.
A volte poi il disegno lo rifacciamo uguale, a volte no. Avevo deciso di fare un astuccio a settembre, ma poi ho deciso per un portagomitoli. Quindi poi ci disegnerò sopra, ci ricamerò sopra la skyline di Firenze. Ci proviamo, Non bisogna essere maghe del ricamo, è un po' come disegnare, ci proviamo, va bene? Bene, lascio la parola sempre un La diamo a Loretta, mi sa. Loretta, dai, cosa ci si... Cioè, quella cosa che dicevamo prima, che era molto bella, secondo me, che ho letto nel tuo libro, era l'utilizzo, a proposito di disegni e schemi, della maglia come mezzo di comunicazione delle, anche di messaggi crittografati, no? Mi sembra di aver letto nel tuo libro. Sì, quello era la parte sulle spie. Della prima e della seconda guerra mondiale. Sì, è un altro di questi aspetti, diciamo, che ho scoperto attraverso la ricerca e che chiaramente non conoscevo. In realtà il lavoro a maglia è binario, come è il codice Morse. E quindi è possibile nel lavoro a maglia... Quindi aspetta, un dritto e un rovescio, binario, sì, questo... un dritto e un rovescio. No, per Francesco, che magari lui non è proprio... allora, che succede? Succede che sia negli schemi della maglia, quindi nella spiegazione di come fare un lavoro a maglia, sia nel semplice, diciamo, lavoro a maglia, quindi usando il dritto rovescio e mischiandoli insieme, si possono nascondere dei codici, si possono nascondere appunto delle informazioni. E questo se ne sono accorti chiaramente sia durante la prima che la seconda mondiale, tutte quante le forze politiche, e così hanno utilizzato le loro spie. Che devono essere donne, perché chiaramente la concezione in quel momento storico era che solo le donne lavoravano a maglia. E ci sono delle storie veramente molto belle. Ce n'è una in particolare che mi ha colpito, che appunto racconto nel libro, che secondo me ci dovrebbero fare un film, perché hanno fatto film sulla seconda guerra mondiale, praticamente su tutto, ma non hanno mai fatto uno sulle spie magliaie. Per cui, vabbè, questa è la storia di questa inglese, che però era in realtà nata in Australia da genitori inglesi e francesi, per cui lei era perfettamente bilingue e fu una delle spie reclutate da Churchill. Churchill aveva un suo gruppo di spie super segrete che venivano utilizzate solamente da lui, quindi non si sapeva nemmeno questi che cosa effettivamente facevano. E questa si chiamava il nome, diciamo, di guerra era Genevieve, e venne paracadutata in Francia dietro le linee, diciamo, tedesche, e il suo compito era quello di girare in bicicletta con il lavoro a maglia e fermarsi quando vedeva movimenti delle truppe, treni che si muovevano, eccetera, eccetera, e usando appunto il codice del lavoro a maglia, riportare le posizioni o quello che stava succedendo e poi telegrafarle a Londra durante la notte. Aveva un nastro di seta che portava per tenere i capelli, nel quale c'era praticamente il codice che doveva usare per le trasmissioni. Beh, è una storia bellissima, perché questa Genevieve alla fine della guerra torna in Australia, si sposa, ha dei figli, nessuno sapeva cosa aveva fatto durante la guerra, fino a quando, mi sembra che aveva 81-82 anni, un giornale neozelandese
scopre questa storia e la pubblica. A questo punto lei ammette di essere questa Genevieve e i figli rimangono, cioè tutti quanti rimangono, diciamo, allibiti. E vabbè, poi a quel punto le hanno dato tutte le onorificenze, eccetera, eccetera. Però è bellissima come storia, nel senso anche il fatto, quando poi le viene chiesto, ma perché non hai detto, non hai raccontato? Lei ha detto, noi abbiamo giurato il silenzio perché chiaramente, questa era l'idea, che non bisognava assolutamente rivelare quello che facevano perché si poteva mettere a rischio anche un domani persone che avevano lavorato con lei, ma soprattutto perché non si voleva far sapere che esisteva questo metodo per trasmettere messaggi. Ma questa è una delle tante storie, diciamo. Però ecco, diciamo, quello che volevo aggiungere è che oggi è l'8 marzo, quindi il giorno delle donne, volevo aggiungere che attraverso il lavoro a maglia, le donne che hanno sempre lavorato a maglia, ma nell'ombra, appunto, come ha detto giustamente Francesco, non hanno mai avuto questo riconoscimento, no? Che invece è stato dato alle corporazioni del Rinascimento, che facevano, che erano tutte maschili, chiaramente, che facevano queste famosissime calze di seta. Però le donne, attraverso la maglia, hanno influenzato la storia, sono diventati personaggi importanti della storia, anche se non lo riconosciamo. Secondo me una delle storie più belle è quella della rivoluzione americana, cioè, il primo embargo che fu imposto sulle colonie fu l'embargo della lana. Il Parlamento inglese vietò alle colonie americane di vendere la propria lana o addirittura di acquistare prodotti tessili che non provenivano dall'Inghilterra. Perché? Perché chiaramente temevano che, avendo esportato delle avendo, diciamo, creato gli inglesi la produzione della lana esportando delle pecore, particolarmente del Sussex, che si erano trovate particolarmente bene nelle colonie, questi avessero adesso una risorsa talmente importante da potersi staccare. Ecco, a quel punto inizia veramente la rivoluzione americana. Perché? Perché le colonie si rifiutano di accettare questa imposizione, appunto l'atto della lana, e che cosa fanno? Le donne iniziano a produrre a mano tutto quello di cui le colonie hanno bisogno, perché chiaramente questi ci avevano la lana, ma non avevano l'industria, non avevano l'infrastruttura per processare questa lana. E nasce il movimento che si chiama in inglese Homespun Movement, cioè che è il movimento in cui tutto viene fatto in casa, quindi si fila, si lavora a maglia, si teste, e tutti portavano questi abiti praticamente fatti in casa, ed era un segno proprio di appartenere a questo movimento rivoluzionario. Quando poi scoppia la guerra, chi veste l'esercito sono le donne, perché di nuovo non c'era il tessile, perché tutto il tessile arrivava dall'Inghilterra. Nessuna donna ha firmato la dichiarazione di indipendenza americana, cioè noi dobbiamo aspettare il 1920 prima che venga dato il voto alle donne. Allora, riflettiamo su tutto questo, nel senso, queste donne non hanno chiesto di firmare la dichiarazione di indipendenza, però in realtà senza di loro molto probabilmente le cose sarebbero andate in modo diverso. Ecco, questo è un elemento importante, secondo me, del lavoro. Perché poi, riuscire a tessere, cioè a produrre filato, a tessere tutto, vuol dire creare poi allevamenti di immagino di pecore, cioè quindi un'economia importante poi, no?
Beh, certo, dunque, loro le pecore. Nel senso, non si parla solo di fare la maglia, cioè la maglia racchiude in sé tanti aspetti, cioè prima di arrivare al maglione finito c'è il foraggio, ci sono gli animali, cioè, immagino ci sia un mondo dietro. Sì, sì, ma è un po' come, diciamo, questo era il modello classico del mercantilismo, per cui le colonie producevano la materia prima, e la materia prima era, diciamo, la lana non processata, cioè tosavano le pecore, mettevano tutto nelle balle e poi mandavano nelle Midlands. Nelle Midlands facevano tutto, lavavano la lana, coloravano forse anche. Come? Coloravano anche, sì, o ancora eravamo tutto, cioè loro l'unica cosa che facevano le colonie era praticamente tosare le pecore, perché chiaramente non poteva essere fatto da nessun altro. Dopodiché, una volta che poi tutto andava nelle Midlands, veniva processato, veniva trasformato, diciamo, in tessile, questo tessile veniva rispedito nelle colonie e venduto a questi, per cui, diciamo, il modello del mercantilismo era un modello di sfruttamento, diciamo, quasi doppio, perché da una parte la materia prima veniva acquistata a prezzi assolutamente stracciatissimi, in più non si poteva vendere a nessun altro, infatti il latto della lana mirava proprio a questo, a impedire che la vendessero a un altro paese con un'offerta migliore. Ma soprattutto poi il mercato di consumo erano sempre le colonie, per cui è chiaro, ecco, lì si capisce bene, diciamo, la storia della lana, essendo la prima, perché poi chiaramente ci sono stati altri prodotti, anche il tabacco, per esempio, però diciamo, la storia della lana racconta bene come per uscire da questo tipo di schiavitù economica c'è stato bisogno di sostituire il prodotto finito con qualcos'altro, e la sostituzione di questo prodotto finito chiaramente è stata fatta dalle donne, con degli sforzi assolutamente monumentali, cioè queste le chiamavano le spinning bees, no? Le api che filano. Perché insomma, la mattina si svegliavano all'alba, si incontravano, non so, nelle pubbliche piazze e nelle biblioteche, ma anche a casa di qualcuno, e lavoravano fino a sera. E il giorno dopo ricominciavano e facevano la stessa cosa, e si spostavano portandosi appresso tutto ciò di cui avevano bisogno, non so, l'arcolaio, i ferri, ma anche i telai, e così funzionava la situazione. È molto interessante, secondo me. Francesco, ci dici tu, ci vuoi dire qualcosa? Un sacco di suggestioni su questi temi. No, devo due o tre cose velocemente legate anche al caso fiorentino, anche riprendo un po' quello che ho già accennato prima, questa invisibilità delle donne dato anche il sistema sociale patriarcale, ma anche corporativo, che appunto le corporazioni erano soprattutto in tutta Italia, tutte le zone d'Italia, in tutto il Rinascimento erano maschili. Le donne non figurano mai come, al contrario di zone del nord Europa, dove anche in età preindustriale ci sono queste associazioni femminili, nelle zone italiane sono maschili. E quindi dice il lavoro femminile come era gestito, cioè che le donne come erano. In realtà erano ancora più preziose, perché riuscivano con una sorta di economia informale non regolata, e proprio perché non regolata, al mercante che gestiva poi la produzione e l'organizzava, mercante poteva essere uomo, anche donna in effetti, un lavoro non regolamentato da certe strutture, quindi che poteva essere più elastico nella gestione, non poteva non dispiacere. Le donne stesse potevano inserirsi in tutta una serie di economie di interstiziali, in cui potevano approfittare e godere di questa libertà
maggiore, non inquadrata nel sistema corporativo che appunto a Firenze era particolarmente sviluppato in salsa maschile, in chiave maschile. Un altro aspetto che sentendo parlare Loretta mi ha, diciamo, devia un po' dal mio interesse sulla lana, perché per gli aspetti tecnologici, soprattutto nella produzione della lana, rimangono più o meno gli stessi per secoli, fino alla rivoluzione industriale, più o meno sono sempre gli stessi, e su un tessuto di lana il disegno, l'armatura, sì, ci si può lavorare, perché si possono fare delle variazioni sull'intreccio tra trama e ordito, però è sulla seta che si può spaziare molto di più dal punto di vista della tessitura. Io non sono molto esperto di seta, ma un link con la modernità viene sicuramente dallo sviluppo da parte di chi ci lavorava, anche delle tessitrici di seta, dei disegni creati nella tessitura della seta. Quando si vedono anche nelle opere pittoriche rinascimentali, fiorentine, questi sia i drappi, i corazzi, ma anche gli abiti dei nobili che hanno queste armature meravigliose, disegni molto dettagliati. Questo mi diceva un mio amico che è appassionato di tessitura a mano, che ancora oggi utilizza telai a mano per tessere sia lana che seta, mi diceva che necessita di competenze molto sviluppate, di capacità di immaginare su un foglio prima dell'impostazione di tutto il disegno, che non è banale. E quindi stupiva, perché quando io dovevo aver studiato per anni nei libri, nella teoria, poi dicevo, ma questa lana, questa seta, ma come funziona un telaio materialmente, un telaio a mano? E quindi è entrato un po' in giro di tessitori a mano, filatori a mano, tintori a mano, appassionati che lavorano a questi panni, e mi facevano vedere quanto fosse complicato impostare, fare il disegno, che poi dovrà essere riprodotto in maniera automatica, si fa per dire, perché c'è sempre l'uomo dietro, la donna dietro che ci lavora su un tessuto, sia di lana che di seta. La seta è più, diciamo, ci si sbizzarrisce di più già ai tempi si sbizzarrivano di più Tra l'altro è interessante vedere come il passaggio dalla era preindustriale all'industria, e con la raffinazione anche dei telai e delle parziali macchinizzazioni, dei automazioni con le macchine, dei telai, crea, e la necessità di conoscere esattamente come funzionava questo meccanismo di punto qui, punto là, filo si alza, filo si abbassa, meccanica, poi serve, è fondamentale per lo sviluppo tecnologico dell'informatica, perché le schede perforate, che poi diventano la base dei computer dagli anni 50 e 900, 40 e 900, avevano la loro logica iniziale, la loro logica nella produzione dei telai, soprattutto della seta, con i telai jacquard già dall'Ottocento, perché la logica era quella, cioè sapere a cosa corrispondeva un punto, cioè un foro in una scheda, che poi avrebbe creato il disegno del pattern sul telo. Quindi questa combinazione di competenza artigianale, che non è banale, che non è mai banale, che anzi si dà per scontato in un mondo industriale di oggi, in cui la programmazione è fatta, quanto invece la logica che era necessaria da parte dell'artigiano di impostare un disegno, di impostare un progetto che poi avrebbe visto la luce in un prodotto finito. Insomma, tutto questo lungo percorso che accompagna la produzione artigianale con la contemporaneità. È chiaro, oggi nella modernità, nell'industrializzazione, aumenta la velocità, aumenta il volume, aumenta la produttività, ma la logica dietro è artigianale, cioè la logica che fa sì che sia impostato un certo tipo di lavoro è artigianale. E questo mi ha molto affascinato quando mi sono avvicinato a questi temi. E se poi pensi agli arazzi che ci sono anche qui a Firenze, a Palazzo Medici Riccardi, quelli sono quelli ora che mi vengono in mente, però dove servivano anche per raccontare storie, no? Come lo faceva la pittura, lo faceva anche, veniva realizzato lo stesso concetto anche nella tessitura. Poi gli arazzi lì sono disegnati da grandissimi
artisti, però poi la realizzazione, come dicevi te, aveva bisogno di maestranze che fossero estremamente preparate e competenti, perché mettere insieme una trama nordito affinché si realizzi un disegno così complesso è un lavoro. Anche utilizzando materie prime di ora, la lana, insomma, è abbastanza umile, ma una seta, un filo d'oro, un filo d'argento, anche si può andare in mano a personale non qualificato e non competente. Quindi c'è una creazione di un background, di una capitale umano, diciamo, di qualità artigianale, che da sempre è fondamentale per la creazione di cose belle, di cose di qualità. Ah, infatti è per quello, cioè uno dei motivi davvero per cui noi siamo qui tutti i lunedì a cercare anche di far capire quanto è importante, cioè quanto lavoro c'è dietro alla realizzazione di un manufatto in particolare, ma come dicevi te, anche se non è un manufatto, comunque ci deve essere una progettualità dietro e una competenza di un certo tipo per arrivare ad essere un oggetto bello e ben fatto. Questo è anche una delle tante cose dell'alta moda che si differenzia, cioè noi abbiamo avuto qui ricamatrici che facevano delle cose stupende, cioè penso alla Franca Verteramo, non mi ricordo come si chiama di cognome, che c'è stato un Sanremo meraviglioso, questo ora siamo appena usciti dal Sanremo di qualche anno fa, dove lei lavorava lì e ricamava tutti questi vestiti di alta moda con perline, come dicete, con paillette, cioè sono dei lavori infiniti, cioè, e quelli deve essere riconosciuto, cioè non si può pensare che dietro a un lavoro del genere non ci sia un valore. E volevo passare ora, e poi andiamo verso la fine perché vedo che è già un'ora, tanto Sandra Burchi mi sembra che si sia collegata a un certo punto, ma poi è scomparsa, quindi deve avere problemi di connessione, perché mi sarebbe anche piaciuto che ci raccontasse magari perché, visto che lei è una sociologa, perché si è sempre tenuto e sottaciuto questo lavoro femminile, si è sempre tenuto un po' nascosto, come aveva, mentre invece poteva andare di pari passo con il lavoro tutto. E quindi volevo così sentire ancora Ilaria se ci racconta come funziona il suo lavoro, se per esempio è supportata anche da degli strumenti informatici, visto che abbiamo parlato anche di informatica, o se la tua realizzazione di schemi e di progetti è ancora totalmente manuense, diciamo. No, in generale tutto il processo non lo è affatto. Potrei dire che senza la tecnologia che c'è adesso io non potrei fare quel che faccio, a partire dal disegno ad arrivare poi alla vendita degli schemi, cioè tutto passa, tutto grazie all'epoca contemporanea moderna. Cioè, mi allaccio al discorso delle competenze di Francesco, ovviamente completamente diverse e molto più umili rispetto alle tessiture e all'alta moda. Però si tratta davvero di mettere in linea, soprattutto per qualsiasi piccolo imprenditore in qualsiasi ambito, dove a volte delegare è difficile dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista organizzativo. Quindi avere competenze di tanti aspetti diversi diventa poi la chiave di volta, perché ti aiuta ad avere tutte le tessere del puzzle, perché altrimenti magari non riesci ad arrivare al risultato sperato. Nel mio caso, quindi parlando ecco di come funziona proprio un mio progetto, quindi partendo da zero, tutto inizia da schizzi, quindi si tratta di disegnare e ovviamente di avere un'idea, quindi di rendere, mettere l'idea nero su bianco. Quindi a partire dallo schizzo, e ovviamente già nella mia mente c'è sempre l'uncinetto, perché l'uncinetto è il mio medium e io devo essere in grado di passare dalla carta ai punti.
E in questo caso è oltre ovviamente alla conoscenza della tecnica, quindi dell'uncinetto, dei punti, anche della complessità del lavoro che voglio realizzare, si tratta di geometria, perché in sostanza devo costruire delle figure geometriche tridimensionali usando dei punti che potremmo anche chiamare nodi. Quindi devo sviluppare questo, ecco, come un po' il cesto di Caterina, che si tratta poi, ecco, di una base sferica. Partendo da, cioè, alla fine la sfida è quella, che si parte da un filo, che è una cosa, che è una linea, e si deve fare una figura, ora vabbè, questo è un po' Artaghi, però una figura tridimensionale. Cioè, anche nel tuo caso, Ilaria, cioè, ci sono... Sì, riprendiamo questo giusto come esempio, nero però che non aiuta il colore, si tratta di, ecco, tante un oggetto parti tridimensionale. O un'unica parte, infatti una cosa, parlando anche proprio di tecnologia, cioè mi viene in mente che io come Ilaria, cioè, oltre ad avere infatti una competenza che è all'uncinetto, alla fine per farlo diventare un lavoro ci è toccato imparare altre competenze. Che sì, sono infatti proprio, diciamo, il lavoro manuale finisce qui, qui parte il lavoro tecnologico. Perché vabbè, la cosa più semplice è scrivere lo schema, quindi diciamo imparare tutti i termini tecnici, perché poi si tratta di... Ok, sì, è uncinetto, è quella cosa che facevano le nonne, bla bla bla. Però si tratta di un linguaggio vero e proprio che deve essere comprensibile a tutte le persone che vogliono poi realizzarlo. Quindi non è che io posso inventarmi e scrivere così, non sono un poeta, insomma. Devo veicolare il mio messaggio, devo saperlo fare, perché altrimenti, ecco, non... Usando un linguaggio standard, dove tutti ci si capisce, che magari... Imparare anche altre lingue, perché anche te, certo, lavoriamo l'inglese anche... è fondamentale per certi schemi, no? Sì, cioè... sì, per me è la prima lingua, diciamo, prima dell'italiano, non che l'inglese sia la mia prima lingua, ma nel mio lavoro, diciamo, l'italiano è... uso anche l'italiano per i miei schemi perché è la mia lingua madre, ma in realtà il mio lavoro è prevalentemente rivolto all'estero, sempre per la questione nicchia e allargarsi un po' a tutto il mondo. Ma tornando al, diciamo, al multimedia, ai software, e quindi allacciandoci a tutte le tecniche e le competenze che servono. Quindi, finita tutta questa parte manuale, siamo passati allo scrivere, editare, impaginare, e poi c'è tutta una parte che riguarda quindi la fotografia, così come anche gli schemi di Caterina, si ritrovano foto passo passo, passaggi, tutorial, e quindi qui, oltre sempre a saper schematizzare tramite foto dei passaggi per poter insegnare un punto, una tecnica o, ecco, far capire come seguire qualcosa, il dietro le quinte, oltre allo scattare le foto, c'è anche editare e rendere il tutto carino, perché non si tratta di scattare un'immagine, insomma. E qui, quindi, diciamo, diventiamo un po' graphic designer in questa parte del lavoro, dove si tratta di, ecco, di realizzare un piccolo prodotto editoriale, in realtà. E poi, finita questa parte qua, diventiamo un po' social media manager, perché insomma non possiamo permetterci di delegare, e quindi come ci facciamo conoscere al mondo? Tramite i nostri tramite i siti web, tramite Facebook, Instagram, ecco, adesso siamo su Facebook, insomma. Io magari, ecco, adesso siamo io e Caterina, diciamo, siamo colleghe e siamo anche amiche, facciamo la stessa cosa in modi leggermente diversi, e ci sono tantissimi modi per farlo, quindi poi ognuno trova il modo che è più adatto alla propria personalità o al proprio pubblico, il modo in cui, insomma, è utile per il proprio business ed anche a proprio agio. Si tratta quindi di trovare il proprio linguaggio. Allora, volevo dire che forse si sta collegando Sandra Burchi, vediamo. Okay. Comunque, nel caso la inserisco, ma ti interrompo dopo. Ok.
diciamo, dopo questa parte social, che quindi è il vero, ecco, dato che noi lavoriamo dietro a uno schermo, a parte magari corsi, ma soprattutto in quest'ultimo anno, chissà per quanti altri mesi, si tratta comunque di un lavoro fatto dietro alla scrivania, dietro a uno schermo. Quindi la parte social è importante. C'è la parte che magari per me è la più, quella che mi piace di più, che potrei chiamare customer care, che si tratta di poi avere un rapporto con quelli che sono i tuoi, possiamo chiamarli clienti, follower, insomma, chi vuole realizzare i nostri progetti. Perché lì c'è il momento in cui, insomma, la mia idea che avevo fatto, che avevo disegnato nero su bianco su un foglio, arriva alla fine, arriva al suo scopo, quella di dare, diciamo, delle ore di spensieratezza, di antistress, un passatempo gradevole ad altre persone. Quindi io, ecco, da questo ultimo Un passaggio capisco che ciclo. ho raggiunto il mio scopo. Sandra, ci senti? Perché forse c'è un problema di. Ha un problema di linea lei in questo momento. Noi, evidentemente, dove si trova adesso non riesce a. Comunque, la lasciamo lì così, vediamo se ci riesce a collegare. Loretta, ma nel frattempo vedo che tu stai lavorando. Cosa stai facendo? Anch'io sono curiosa. Allora, io sono completamente l'opposto di voi, che voi fate gli schemi. Io li faccio tutti nella mia mente, non scrivo niente. Ma adesso sto facendo questo, che è il dietro di un golf. Però adesso vi faccio vedere cosa ho fatto ultimamente. Tutto senza nessuno schema, questo. Anche tutto lavorato, cioè, vedi? Ah, bello! Bello! È tutto Con fatto i così. ferri tondi comunque. Sì, però è fatto da sotto a sopra. Non è Invece che da sopra a inizia sotto. da Francesco sotto. impara. Io rimango affascinato, come dice lui, dalle capacità artigianali, mi posso No, inchinare. però la cosa strana, ecco, che infatti lo dico nel libro, che il lavoro a maglia è come navigare, è esattamente, cioè richiede quelle capacità che avevano i nostri antenati. Quando diciamo andavano a cacciare, no? Parliamo del paleolitico, andavano a cacciare lontano e dovevano tornare indietro, e cioè, non è che ci stavano i segnali stradali, per cui dovevano ricordarselo cioè la capacità di navigazione. Secondo me, io almeno per me è così. Quando mi viene in mente di fare una cosa e me la faccio tutta in testa, io la vedo e navigo, no? E queste sono capacità che secondo me noi stiamo perdendo, nel senso, tutto, adesso immaginate che oramai tutti non conoscono, non devono conoscere le strade, perché uno prende il telefonino, no? Sa, e va dove. Allora, quello che fate voi è esattamente la stessa cosa, solo voi lo fate al contrario, no? Cioè lo scrivete, chiaramente, perché poi è tridimensionale il vostro lavoro, il mio non è assolutamente tridimensionale, però navigate, diciamo, no? Ci avete un'immagine e la riproducete, no? E così, quando poi si lavora, bisogna fare il contrario, cioè dall'immagine, dalle spiegazioni, produrre il prodotto. È tutta una navigazione, secondo me. Io adesso non sono un amante della vela, però posso capire, ecco. Insomma, tra navigare a vista o navigare con le mappe, mi sa, Sì, forse. insomma, Sì, però ma è così. Ognuno ha il suo metodo, metodo, cioè ci certo. dividiamo sempre in due. Ora, visto che noi lo facciamo per lavoro, da un lato, Sì, se io voglio certo. raccontare la mia idea a qualcun altro, la devo disegnare, cioè, nel senso, la disegno o la descrivo a parole. Però, tipo, io quando non lavoro, quando uncinetto per hobby, sto
sono una che ama il processo, mi butto, faccio prove, faccio esperimenti, magari faccio un chilometro di maglia alta e poi decido cosa diventerà. Però sono due momenti diversi, però è vero, esistono chi gli piace di più il processo e chi gli piace di più l'oggetto finito, che c'è anche un modo per dirlo in inglese che non mi ricordo, lasciamo stare. Dai, io vi libero. The process than the product. Sì, quello lì. Better the process than the product, sì. Io vi libero da questa, cioè il vostro tempo e vi ho rubato veramente tanto, già tantissimo tempo, e abbiamo avuto comunque un vi faccio leggere quello che ci ha scritto Yolanda, che ci dice: mi avete fatto tornare la voglia, ho riaperto la borsa della lana. Quindi che bello. Questa è già una cosa bellissima. E niente, peccato che Sandra, niente, dove è, contava sulla wifi del pubblica, ma non regge la connessione, perché mi sarebbe piaciuto insomma parlare un po' di più, ma ne parleremo un'altra volta, sempre uno degli nostri incontri NIT, e capiremo perché magari noi in Italia siamo più propensi a farlo diventare un lavoro femminile, mentre invece in Nord Europa è anche un lavoro maschile. Quanto nella storia sia stata sempre solo prerogativa femminile, ma magari invece è stata anche fatto dagli uomini. Insomma, andremo a esplorare sempre altri monti dietro alla lana. E non lo so, Francesco, se no, Loretta, se volete aggiungere altro, altrimenti io chiudo con i saluti, ditemi voi. Ci sono anche per i saluti. Comunque, una piccola cosa riguardo alla calza, riguardo la cucchiare, come si diceva nel Cinquecento, era assolutamente un'occupazione anche maschile. Infatti, quando ci sono delle norme che lo vietano, probabilmente per non fare concorrenza ai prodotti tessili, nel caso, tranne le calze e le calzette, quelle sì, ma cose più elaborate no, perché se no potevano far concorrenza, si dice qualunque uomo, qualunque donna faccia la calza, quindi come dire, era anche un'occupazione maschile senza nessun pregiudizio o preconcetto. Quindi no, non perdevano la virilità, via a fare la... Chissà perché. Solo un secondo, a tal proposito vi consiglio il gruppo Ma gli uomini, di cui sono la madrina, vicepresidente dell'associazione, uomini che fanno la maglia. Si può fare e siamo tutti... C'è anche un gruppo in Portogallo, Knitting by Macho Man, bellissimo, fanno delle cose carinissime. No, ma tanti uomini oramai lavorano a maglia, assolutamente. Sì, però ancora in Italia c'è questa cosa che è una roba, cioè che non è da uomo, insomma, ci sono ancora i lavori da donne, i lavori da uomo, e questa è una di quelle che gli uomini non imparano, non gli viene insegnato da piccoli, insomma, non si avvicinano, anzi, se si avvicinano, boh, non lo so, pensano di perdere qualcosa, non lo so. Non so che dire, non so perché, anche perché secondo me è una cosa bellissima, è un lavoro che ci unisce, come dicevi te, come dice Loretta Napoleoni, che ci riconnette gli uni con gli altri davvero, perché insomma per noi per esempio già la passione della maglia ci ha fatto essere qui stasera, quindi secondo me è una di quelle cose che non va assolutamente persa, ma va portata avanti. Quindi niente, io vi saluto, vi ringrazio tanto di aver fatto questa chiacchierata con noi, e ovviamente siete sempre tutti invitati tutti i lunedì, perché noi tutti i primi lunedì del mese, insomma, o giù di lì, ci riuniamo per fare queste chiacchierate sulla maglia. E allora ringrazio Loretta Napoleoni con il suo libro Sul filo di lana, come riconnettersi uni agli altri, stampato da Mondadori. Ringrazio Francesco Mannati, che invece ha scritto. Grazie a te e grazie a tutte. Segno la Firenze nel 500, stampato dalla Firenze University Press, e tra l'altro documentatissimo, con tanti schemi e tabelle per confermare tutta la sua tesi. E Ilaria Caliri a Irali Design, che la potete trovare sui social con i suoi schemi, la potete contattare. Caterina, che la
ci rivedremo presto qui e facci vedere a che punto siamo con il cestino, con il cesto portalana. Allora, la rimasta via la skyline di Firenze. Ma che bello! Aspetta, ti metto grande, aspetta, ti metto grande. Cioè, diciamo, lo ricordo. Sì, dai, eccolo. Sì, lo ricordo. E poi lo ricordo. La userò per tenerci tutti i miei gomitolini, tutti i filini per il ricamo. La ricorda. Se la guardiamo da lontano, da molto lontano. E poi ce la vogliamo assolutamente vedere perché Firenze ci piace troppo. E, insomma, grazie, grazie davvero a tutti. E niente, speriamo di ritrovarci presto a sferruzzare e chiacchierare insieme. Francesco, grazie, spero che tu sia stato bene tra noi. Sono stato benissimo, figuriamoci. Sempre e poi quando vorrai imparare questo dritto rovescio, io sono piccolo, mia mamma mi aveva, anche mia mamma grande, faceva la calza, ho continuato per anni, avevo iniziato, poi ho perso, dovevo riprendere. Va bene. Come andare in bici. Non si dimentica mai, bene, vedremo. Loretta, grazie a tutti, ci vediamo presto. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, sono stati tanti. Arrivederci per la presentazione del libro di Francesco, però nella libreria. Speriamo ragazzi, davvero. Speriamo davvero. Ciao. 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 Ciao.